Conservare, imparare a conservare energia, cose, libri, denaro, persone, tempo. Questo assaggiolino mi ha ispirato a riflettere sugli effetti del periodo del lockdown su me stessa. Ho sicuramente imparato a fare le cose con maggiore lentezza e consapevolezza e a riscoprire i tempi di una volta in cui diventano importanti soprattutto le relazioni con le persone, al posto del fare a tutti i costi. Il mio lockdown si è composto di due fasi ben distinte. Nella prima fase mi sono trovata a sperimentare una strettissima convivenza, 24 ore su 24, non solo con il mio compagno, ma soprattutto con mia figlia Martina e con il suo fidanzato. Nessuno di noi era costretto a uscire per lavoro e le uniche uscite erano per fare la spesa o per portare a spasso i cani. I primissimi tempi ero quasi spaventata che le cose potessero andare male e perciò ho cercato di stabilire con loro, in modo abbastanza esplicito, delle regole di buona convivenza. Invece, man mano che passavano i giorni, mi accorgevo che le relazioni miglioravano spontaneamente e che non c'era alcun bisogno di regole o altro. Le giornate scorrevano tranquille e piacevoli, nonostante l'atmosfera all'esterno non fosse delle migliori. In questa prima fase la cosa più importante è stata che ho ritrovato una sorta di complicità con mia figlia, cosa che non avveniva da quando lei era bambina, ora ha 29 anni. Nella seconda fase, invece, ho sperimentato una stretta convivenza solo con il mio compagno. I primi tempi mi mancava tantissimo la vicinanza di mia figlia e abbiamo continuato l'ottimo rapporto riscoperto con tante telefonate e messaggi. Il giorno della festa della mamma mi è anche arrivato, con un corriere, un regalo inaspettato da parte di mia figlia Martina. Dal momento che questa seconda fase io e il mio compagno l'abbiamo trascorsa nella casa in campagna, mi sono ritrovata a essere isolata e immersa nella natura, lontano da relazioni, se non telefoniche o in video, ma vicino a una natura, piante e animali, quanto mai rigogliosa e gradevole. Un po' mi mancava la città e soprattutto mia figlia, ma mi consolavano le passeggiate nel verde e il silenzio che mi consentiva di riflettere e di essere più a contatto con me stessa. Il grosso cambiamento che ha prodotto questa fase è stato che io e il mio compagno abbiamo deciso che d'ora in poi vivremo molto di più in campagna che in città, anche se la cosa oggi ancora mi destabilizza un po', cercando di non trascurare comunque tutte le relazioni con le persone care. In questo periodo infatti ho scoperto quali fossero le relazioni a cui tenevo di più e ho deciso di trascurare quelle meno importanti e profonde. Hi everyone, this is Catherine Ann Lombard. I'm from the United States, from California, but I now live in Umbria, Italy. You might know me from my webpage, loveandwill.com. And my assaggiolino is gratitude. It requires recognition, appreciation, admiration. It is a high manifestation of love, of selfless love. And I chose this assaggiolino because during the lockdown here in Italy, I felt immense gratitude, amongst many other feelings, of course, but gratitude for all the choices, the good and the bad choices I made that led me here to this place, because it's full of nature and beauty and quiet and silence and trees and pure air and mountains. And so also I've been working at home from home for the past 4 years. So for me, it was really a time to take note of
what led me here and how I got here and how grateful I am to be here. And so I think this is really important, that our gratitude is a high manifestation of love. If we can be if we can hold gratitude in our hearts for what we have, then we're really manifesting the highest love possible towards what we have and towards others nearby and far away. And I also have great appreciation, recognition, and admiration for Casa Sajoli and all that it's provided me in the past, all the times I've spent there, hours in the archives, and being part of Grupo Alefante, being one of the collaborators. I've been very grateful for all that psychosynthesis has given me. Thanks a lot, and I look forward to hearing your messages as well. Scrivere un poco ogni giorno, di regola, ogni mattina. Chiedere ispirazione ogni mattina e ogni sera. Rinnovare la consacrazione dell'opera. La frase riportata è quella che più recentemente mi pare stia stimolando la mia ricerca di senso e disciplina quotidiana nel mio agire. Ricordarmi di sostare per una messa a fuoco giornaliera delle mie azioni, meglio se per iscritto, mi aiuta a rinnovare la consacrazione dell'opera, che spesso dimentico quando la modalità del fare si stabilisce e si sostituisce a quella dell'essere. Un'altra parola che ho ricevuto in dono durante il Capodanno del 2019, passato in casa a Sajoli con Rosella, Vittorio, Paola e altri amici, è stata la parola silenzio, contenuta in un faldone che avevamo a caso sorteggiato e che io a suo tempo avevo contribuito a riordinare durante i lavori fatti in biblioteca. La riflessione suscitata da questo messaggio ricevuto per caso è stata di grande ispirazione. La parola silenzio era un chiaro segnale inviato dalla sorte attraverso le parole del caro Sajoli, che io sento vivo soprattutto quando mi reco in casa sua, dove mi sentivo e mi sento accolta, protetta e ispirata. Hi, my name is David England, and I live and work in the Royal Borough of Windsor and Maidenhead. I'm a psychosynthesis psychotherapist in private practice, a storyteller, and a writer. As a storyteller under lockdown, I have created two YouTube playlists, one mainly for adults and the other for children of all ages. As a psychotherapist with a reduced practice, several clients felt they didn't have the privacy at home for online therapy. I took time to write an article about the possible extinction of the human race. The psychosynthesis version of the article, The Great Dilemma,
evolve or die, envisages the evolution of a proper psychosynthesis of the right and left hemispheres of the brain, a synthesis of heart and mind. The article can be found on the articles page of my website, soulfulness.co.uk, and I am hoping it will be published in Rivista Psicosintesi in October and so gain a wider readership. Then I found my Assaggiolino in an MA thesis written by a recent psychosynthesis psychotherapy graduate. I was amazed it chimed so much with my article. It seemed to me that this prescient quotation could be applied not only to an individual, but also to the whole of the human species. At the stage of the dark night of the soul, it is extremely difficult to give help, because the person in this condition is enveloped in so dense a cloud and is so immersed in personal suffering that the light of the spirit cannot reach his or her consciousness. The only way to offer strength and support is to repeat tirelessly the assurance that it is a temporary experience and not the permanent condition that it seems, which is the greatest cause of despair. Thank you. And I hope you enjoy the virtual Casa Assaggioli gathering this year. And I look forward to seeing you next year.